Tanto rumore per nulla. A quasi 2 mesi dalla protesta dei trattori, che è divampata in tutta Europa, gli agricoltori si ritrovano nella situazione di partenza. Le piccole aperture da Bruxelles fin qui restano sulla carta. Intanto il prezzo delle materie prime aumenta e quello dei nostri prodotti, nella migliore delle ipotesi, rimane stabile. È l'amaro sfogo degli esponenti del Comitato Liberi Agricoltori della Valle del Volturno. Eppure anche loro, insieme a decine di migliaia di colleghi mobilitatisi in Italia e all'estero, ci hanno provato a cambiare le cose. A Venafro, all'inizio di marzo, erano un centinaio scesi in piazza a protestare pacificamente ma platealmente a bordo dei loro trattori, giorno e notte per giorni. Da allora la mobilitazione, che pure aveva guadagnato qualche passaggio nei TG nazionali, superata inesorabilmente dall'attualità, derubricata a episodio di colore destinato al dimenticatoio. Intanto noi siamo costretti a fare i conti con difficoltà sempre maggiori, ci dicono quegli agricoltori e padri di famiglia. Sta per iniziare il periodo della semina dei cereali e di erba medica da foraggio. Il prezzo dei semi e dei concimi è lievitato, così come quello del gasolio agricolo. Quest'ultimo, in una decina di giorni, è passato da 1,03 a 1,10 al litro. D'altro canto, lo sfogo accorato degli agricoltori, i già esigui ricavi diminuiscono. L'esempio più eclatante è il crollo del prezzo del latte alla stalla, sceso intorno ai 50 centesimi al litro. Con questi dati, se qualcosa di significativo non migliorerà in tempi brevi, l'agricoltura, almeno quella di qualità, è destinata a scomparire.